Una settimana dopo il Red Bull Ring ospita ancora una volta il mondiale di Formula 1. A sto giro per il Gran Premio di Stiria e non di Austria 2 cambia poco, sempre dell'Österreichring trattasi. Parliamo del Gran Premio che si è appena concluso, voi vedrete ovviamente l'episodio del Racing Podcast alle 19 per ovvi motivi. Vittoria di Lewis Hamilton che si riscatta dal Gran Premio precedente e domina questa seconda gara del GP d'Austria. Doppietta Mercedes perché al secondo posto c'è Valtteri Bottas. Terza posizione per la Red Bull con Max Verstappen che anche lui in parte si riscatta dalla infelice prestazione della settimana scorsa. Ferrari non pervenuta, diciamo che la scuderia di Maranello si autoelimina dopo tre giri ed è questo di fatto il leitmotiv del Gran Premio e l'elemento più interessante, perché obiettivamente oltre l'incidente della Ferrari e la strategia sbagliata di Verstappen c'è veramente poco da dire per un Gran Premio che nelle condizioni di asciutto ha dato adito a quella che doveva essere il Gran Premio di settimana scorsa in condizioni normali, ovvero un dominio della Mercedes. Parliamo però di quello che è successo, perché l'incidente della Ferrari in curva 3 al primo giro ha in realtà un pregresso che è la qualificazione del sabato. Al sabato la Formula 1 ha corso sotto un diluvio universale la qualificazione e questa cosa ha condizionato la Ferrari, che già ha problemi di suo e in più ci si mette anche il bagnato e evidentemente un assetto sbagliato della vettura, che è poi quello che è emerso durante le analisi più approfondite. Che cosa è successo? La Ferrari durante la qualificazione non ha fatto un assetto incredibile per la pioggia e infatti si ritrovava in difficoltà. Ancora una volta la Ferrari è finita fuori in Q2 con Leclerc addirittura escluso, con Vettel decimo in Q3 a 2 secondi e 3 da Hamilton, che sotto l'acqua è un fenomeno, è un mostro, ha dato 1 secondo e mezzo a tutti e arrivederci e grazie. La Ferrari arrancava già di base sull'asciutto, sul bagnato, di solito le vetture che fanno più fatica migliorano, ecco, nel caso della Ferrari, perché la Ferrari ha fatto pure peggio di quando ha corso settimana scorsa sull'asciutto. Persino Russell con la Williams è finito davanti alla Ferrari, il che è tutto dire. In realtà il pilota inglese della Williams era 8 millesimi da Leclerc, poi Leclerc l'hanno penalizzato di 3 posizioni per aver disturbato Kvyat e dunque Leclerc è partito 14esimo. Quindi col fatto che la Ferrari è partita una decima e l'altra 14esima, il risultato è questo che vediamo, ovvero il contatto al primissimo giro di gara tra Leclerc e Vettel. Premessa, Vettel è davanti al pilota monegasco che vede uno spiraglio, che è questo che vedete qui. Nelle immagini davanti c'è Russell, di fianco c'è una Racing Point, credo fosse Lance Stroll. Fatto sta che Vettel fa per impostare curva 3, Leclerc vede lo spiraglio, ci si butta a cannone, Vettel di fatto si ritrova in mezzo a un sandwich perché di fianco a Vettel sulla sinistra c'era una Haas. Leclerc per cercare di evitare il contatto col tedesco finisce sul cordolo esterno qui dalla curva 3 e di fatto va a colpire Sebastian Vettel in un contatto suicida scellerato tra compagni di squadra. Il povero Vettel si ritrova dunque in queste condizioni qui, con l'alettone posteriore divelta completamente, e Leclerc si ritrova dopo aver fatto il salto sul compagno di squadra, la macchina danneggiata, e dunque di fatto al primo giro entrambe le Ferrari si ritirano dopo aver fatto tre curve in croce nel Gran Premio d'Austria, e dunque già qui uno dei principali interessi obiettivamente viene meno, la Ferrari ha già cannato di base il progetto in condizioni normali, sul bagnato si è visto ancora una volta il limite di questa macchina, la Ferrari doveva lottare per una posizione di rincalzo in questo Gran Premio, si diceva che al massimo si poteva arrivare a un sesto posto, il che la dice lunga. E questa cosa fa un po' piovere sul bagnato un po' le cose in casa Ferrari, insomma, quindi è un po' l'highlight di questa mini stagione che è partita ed è l'highlight di una macchina fondamentalmente sbagliata. Macchina sbagliata che non è invece di affar nostro per quanto riguarda la Mercedes, perché la Mercedes torna a fare la Mercedes, ovvero a dominare in lungo e in largo. Doveva essere in questo caso il pronostico, la doppietta, già nel primo Gran Premio d'Austria, non si è verificato per tanti motivi, affidabilità compresi. Qui veramente Lewis Hamilton ha fatto quello che voleva, ha dominato in lungo e in largo, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, non c'erano stati mai dubbi su chi sarebbe stato il vincitore della gara di Formula 1. Quindi per Lewis Hamilton suona God Save the Queen, il nazionale britannico, e siamo a 85 vittorie in carriera, a meno 6 dal record di Michael Schumacher. Secondo, un buon Valtteri Bottas che sfrutta l'ora di strategia di Max Verstappen, che ha fatto un pit stop molto anticipato, e Bottas invece l'ha fatto molto ritardato, in modo da agguantare la seconda posizione. È più un errore della Red Bull, dal mio punto di vista, rispetto al merito di Bottas,
per quanto Bottas non lo ritenga di certo un pilota scarso, però Verstappen fermandosi al giro 24 e Bottas fermandosi al giro 36, è evidente che appunto questi due piloti avevano un gap incredibile. Ovviamente Bottas aveva un vantaggio più evidente rispetto a Verstappen. Doppietta Mercedes giusta per quanto si è visto in gara. Terzo Max Verstappen, che vi dicevo si riscatta dopo la prestazione deludente di tutta la Red Bull, che di fatto ha fatto la Ferrari di questo Gran Premio, cioè praticamente fuori entrambe le vetture, anche se la Ferrari ha fatto peggio, perché la Red Bull ovviamente è durata tutta la gara per quanto riguarda Alexander Albon, non per Verstappen. La Ferrari invece si è suicidata con un errore in realtà di Leclerc, perché dal mio punto di vista l'incidente è colpa di Leclerc. Dunque, la vittoria di Hamilton fa disegnare questa classifica del campionato. Andiamo al prossimo appuntamento in Ungheria con Valtteri Bottas comunque primo, perché il pilota finlandese ha fatto 43 punti in due gare. Hamilton è secondo a 37, terzo è Lando Norris con la McLaren a 26. In ogni caso, attenzione a quelli che potrebbero venire da dietro, principalmente la Red Bull, che su questa pista è stata molto presente ovviamente, e evidentemente tutte quelle scuderie outsider che hanno fatto in modo di garantire uno spettacolo, ma per le posizioni di rincalzo. In particolare in questo Gran Premio la Racing Point sembrava veramente una scuderia quantomeno per le prime 5-6 posizioni. Qui la Racing Point è finita sesta con Perez e settima con Stroll. Perez per la verità è stato quinto per tutta la gara, poi ha spaccato la lettura in un contatto con Albon, e poi questo contatto ha permesso a Lando Norris di concludere quinto e aggiudicarsi una terza posizione dopo due gare del mondiale. In ogni caso, attenzione, perché si andrà in Ungheria, e qui in Ungheria, che è una pista ancora più di telaio, ancora più di aerodinamica, la Red Bull e la Mercedes possono essere ancora una volta, secondo me, le mie favorite. Al di là di questo, andiamo con quelli che sono i veri valori in campo, ovvero i primi due piloti della Mercedes davanti a tutti. Il mio pilota del giorno non può che essere Lewis Hamilton, perché ovviamente ha fatto una pole position strepitosa in qualificazione in condizioni pessime sul bagnato, ha dato un secondo e due al secondo classificato, un secondo e mezzo a Bottas e oltre due secondi a Sebastian Vettel, che era decimo. Lewis Hamilton ha veramente fatto quello che voleva, ha dimostrato ancora una volta non solo di essere un fenomeno sotto l'acqua, ma di saper dominare un Gran Premio quando appunto ne è in condizione. Oggi l'inglese ha fatto quello che voleva e dunque è una vittoria ultra meritata per quanto mi riguarda. Inutile dire che la delusione del giorno ovviamente la Ferrari, ma è facile sparare sulla Croce Rossa in questo momento. Va detto che, come ho detto in presentazione di questo Racing Podcast, la colpa dell'incidente in curva 3 è di quest'uomo Charles Leclerc, che ha fatto una manovra molto ottimista secondo me in terza curva, nonostante fosse il primo giro di gara e dunque la convulsione e la confusione fosse normale in questa fase di gara. Il monegasco secondo me non doveva andare così garibaldinamente all'attacco di Sebastian Vettel, anche perché le gare durano molto più di tre curve e di un giro, soprattutto considerato che la Ferrari non aveva minimamente chance di lottare per la vittoria, ma bene che andava per un sesto settimo posto, e ovviamente c'era secondo me da stare un po' più attenti in questa manovra. Lo spazio c'era inizialmente, poi evidentemente, visto che anche Sebastian Vettel ha chiuso, per Leclerc non c'era più spazio dove andare, il monegasco ha dovuto andare fuori pista e poi ha fatto quello che ha fatto, danneggiando anche la gara di Sebastian Vettel, che appunto si è dimostrato deluso per l'accaduto. Ok, in questo caso non è colpa di Vettel, però sarebbe stata comunque una prestazione incolore in generale della scuderia Ferrari, Leclerc compreso. Tra l'altro, chissà come si comporterà la Ferrari in Ungheria, dal momento che non si capisce ancora bene quale sia il problema. L'ha detto anche Binotto durante l'intervista, durante la gara, agli inviati di Sky. Devono ancora capire bene quali sono i problemi, devono ancora capire qual è la base di questo flop, di questo disastro. Gli aggiornamenti che hanno portato non sono stati provati per ovvi motivi, perché la gara della Ferrari è durata tre curve. Bisognerà vedere in Ungheria. Io temo che la Ferrari faccia ancora abbastanza fatica. Bene invece le altre scuderie di rincalzo, che potevano giocarsi le posizioni al di là della quarta, quindi oltre la Red Bull, che è tornata, quindi nota positiva per la scuderia austriaca. La McLaren, la mia McLaren, ha fatto ancora bene, quinto con Norris e un po' meno bene con Sainz, nono ma col giro veloce. Bene la Racing Point, sesta e settima con Perez e Stroll, ottavo Daniel Ricciardo con la Renault, nono classificato appunto Sainz, e chiude la zona punti Torpedo Daniel Kvyat con appunto
l'ultima posizione a punti. Andiamo a vedere velocemente anche le categorie inferiori che hanno corso oltre la Formula 1, e anche loro torneranno in Ungheria. Recapitolo veloce della Formula 2: la gara 1 la vince un talento della Ferrari Driver Academy, lo junior team della scuderia di Maranello, ed è il russo Robert Schwarzman che di fatto compie un incredibile rimonte in una gara, anche questa sotto il diluvio, corsa al sabato pomeriggio. Grande gestione di gomme del pilota russo, che rimonta e batte Yuki Tsunoda, Pullman a sorpresa il giapponese, e Schwarzman con la vittoria in gara 1 è di fatto il leader del campionato, nonostante appunto il ritiro in gara 2. Il podio di gara 1 lo completa appunto Yuki Tsunoda, che è un esordiente assoluto in Formula 2, è del team Carlin e soprattutto del Red Bull Junior Team. Terzo posto per uno dei piloti più promettenti di questo campionato Formula 2, che è Guan Yu Zhou, pilota cinese che si riscatta dallo zero pesante del doppio appuntamento del Red Bull Ring della scorsa settimana. Gara 2 la vince Christian Lundgaard, pilota danese junior team della Renault, per lui. Seconda posizione per Daniel Tictum, che è un ex pilota della Red Bull, pilota inglese al secondo podio in due gare in Austria, e terzo posto per un altro pilota del Ferrari junior team, ovvero Marcus Armstrong, un altro dei piloti molto promettenti. Ecco, se la Ferrari sta facendo schifo nella categoria maggiore, nelle categorie minori ha tantissimi piloti molto promettenti, soprattutto il russo, che secondo me nei prossimi anni potrà dire la sua veramente in Formula 1. Parentesi anche qui sugli italiani: male purtroppo Luca Ghiotto, non così male in realtà rispetto al weekend scorso, undicesimo in gara 1 a un passo dai punti il pilota vicentino, decimo in gara 2, anche se in gara 2 in GP2 non ci sono punti. Dunque suona l'inno della Federazione Russa per il primo vincitore Robert Schwarzman, leader del campionato, che ha 5 punti di vantaggio su Callum Ilott, altro pilota della Driver Academy della Ferrari, e su Christian Lundgaard, che ha vinto gara 2, e dunque suona l'inno danese per lui. Traduco direttamente all'italiano: l'inno della Danimarca, tradotto vuol dire c'è una terra adorata. Inno danese che suona anche per un altro pilota in Formula 3, per Frederik Vesti, che vince la gara 1 corsa al sabato, questa interrotta a metà, sempre per il diluvio universale che si è abbattuto sul Red Bull Ring sabato pomeriggio. Punti dimezzati per la gara 1, e dunque per questo motivo vedete alcuni piloti che hanno i punti appunto con i decimali, al punto 5, tanto per intenderci. Frederik Vesti dunque vince gara 1, secondo posto per Lirim Zendeli, pilota tedesco del team Trident, che mette un altro pilota tedesco sul podio, ovvero David Beckmann, che poi si ripeterà in gara 2 al terzo posto. Al secondo posto Logan Sargeant, che conferma un altro secondo posto in terra d'Austria. La gara la vince Theo Pourchaire, prima vittoria in carriera per il francese, dunque per lui suona la marsigliese. Theo Pourchaire, tra l'altro, che deve ringraziare un incidente tra i primi due in classifica di quella gara, che sono stati Jake Hughes, che tra l'altro è leggendario perché ha mezzo punto in classifica visto il decimo punto di gara 1, e Liam Lawson, che butta via un primo posto che poteva relegarlo nelle posizioni alte della classifica, ma il pilota neozelandese del Red Bull Junior Team ha avuto questo contatto con l'inglese del team Racelab ed è finito per le terre, vanificando una possibile vittoria. Campionati sia di Formula 3 che di Formula 2 sono veramente molto equilibrati, non c'è un vero padrone in Formula 3, attenzione ai team Prema, ART e Trident, con in Formula 2 invece occhio ai alcuni piloti interessanti come quelli della Ferrari Driver Academy, come Guan Yu Zhou, come Daniel Tictum e tanti altri che vedremo nel corso della stagione. Parentesi italiani anche sulla Formula 3, molto deludenti in realtà in questa occasione i tre giovani portacolori italiani, anche se non sono propriamente competitivi perché molti sono all'esordio assoluto in questa categoria. Matteo Nannini è ancora il migliore degli italiani, ha finito 23esimo in gara 1, mentre il migliore degli italiani in gara 2 è Alessio De Ledda, che finisce 22esimo, comunque molto lontano dalla zona punti. Parentesi anche su questa ragazza, Sofia Flörsch, che ha fatto il suo esordio assoluto in Formula 3 nella scorsa gara di Austria. Sofia Flörsch è quella ragazza che è scampata viva un incidente terribile a Macao nel 2018, volando addirittura in una sopraelevata a 3-4 metri d'altezza a 200 rotti chilometri all'ora. Quindi anche in questo caso io sono molto felice di rivedere Sofia Flörsch competitiva, quantomeno per correre. È arrivata comunque come massimo risultato per il momento a un 15esimo posto in gara 1, staremo a vedere che cosa succederà. Formula 3 e Formula 2 che dunque torneranno in Ungheria al 19 di luglio. Vi
lascio ancora una volta con il podio della Formula 1, con vittoria di Lewis Hamilton, secondo posto per Valtteri Bottas, doppietta Mercedes e terzo Max Verstappen, con una Red Bull che è tornata quella che doveva essere, quindi lottare per le posizioni da podio. Concludiamo anche con le novità di calendario, perché come vedete hanno inserito due gare in più. Ci sarà il Gran Premio del Mugello dopo il Gran Premio di Monza il 13 di settembre e il 27 settembre invece sarà la volta di Sochi al Gran Premio di Russia, dunque almeno 10 gare le vedremo in questo campionato. Dunque noi ci vediamo per l'appuntamento del post gara del Racing Pod del Gran Premio di Ungheria, Gran Premio del post gara tra l'altro che uscirà non la domenica alle 19 perché quel giorno sarò impegnato per impegni personali, ma uscirà lunedì sempre probabilmente per le 19 o al massimo all'ora di pranzo alle 14. Il 19 luglio ripartirà anche la MotoGP, vedremo se riuscirò a fare un post gara anche di quello, ma se lo dovessi fare quello uscirà probabilmente il martedì, bisogna vedere l'orario. Comunque se volete sapere informazioni sui video che usciranno, il link in descrizione della pagina Facebook è sempre a vostra disposizione. Dunque fatemi sapere cosa ne pensate di questo post gara e del Gran Premio di Austria con l'incidente delle due Ferrari. Il saluto da parte di Meteo Torghi, dunque ci vediamo presto a un prossimo video.